Esistono diversi modi per misurare l'aumento del valore di un REIT, ma valutare i flussi di reddito e i flussi di cassa sono forse le metriche più comunemente utilizzate. Gli investitori in azioni comuni utilizzano generalmente l'utile netto come misura della chiave della redditività. Tuttavia, il modo tipico di fare le cose nel REIT DOM è diverso. Ciao, io sono Pasquale e questo, come sempre, io risparmio e benvenuto in questo nuovo video. Prima di iniziare ti voglio ricordare che in qualunque momento, se questo video è di tuo gradimento, puoi lasciare un bel pollice in su per fare capire a me e all'algoritmo di YouTube che hai apprezzato questo contenuto. Se poi sei nuovo, per favore ti prego di iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Quello di cui parlavo prima, cosa sono? Le metriche principali sono i Funds From Operation, o meglio conosciuti con il loro acronimo di FFO. La SEC richiede che tutte le società quotate in borsa registrino i propri rendiconti finanziari controllati, ciò include il loro reddito netto, quello che è registrato, un termine chiaramente definito in base ai principi contabili generalmente accettati, GAAP, che è appunto acronimo di General Accepted Accounting Principles. Poiché i REIT sono società quotate in borsa, l'utile netto e l'utile netto per azione si trovano sempre e comunque nei rendiconti finanziari. Anche l'utile netto non controllato è riportato trimestralmente. Tieni presente però che i REIT considerano gli utili per azione, cioè gli EPS, di scarso valore per i propri investitori. Gli utili delle società immobiliari sono generalmente appesantiti da costi che sono di ammortamento, che sono definiti non cash e non riflettono le variazioni del valore patrimoniale dell'azienda. Per un REIT il reddito netto è semplicemente meno significativo, come la misura della redditività di per sé in contabilità. Vedete, l'ammortamento immobiliare viene sempre considerato come una spesa, eppure nel mondo reale il settore immobiliare apprezza il valore purché ovviamente sia in una buona posizione e sia ovviamente ben gestito. Per quale motivo? Ecco perché. Generalmente i prezzi dei terreni tendono a crescere nel tempo a causa di vari fattori, ad esempio l'inflazione e l'aumento dei costi di costruzione, l'aumento degli affitti e dei proventi operativi. Gli aggiornamenti degli immobili di per sé, il fatto che ci sia una quantità finita di terra a prescindere su cui si può andare a costruire. Ecco perché quando il reddito netto di un REIT nell'ambito di GAAP riflette una grande spesa di ammortamento, non ha senso come misura di flusso di cassa. Devi aggiungere di nuovo l'ammortamento immobiliare nell'equazione per poterlo rendere importante. Vi sono anche altri adeguamenti da apportare, per esempio sottraendo dal GAAP il reddito netto un qualsiasi reddito da capitale registrato dalla vendita, ad esempio, dell'immobile. Inoltre, l'utile netto GAAP è normalmente determinato dopo il reddito da locazione contrattuale per la durata del leasing. Tuttavia, poiché gli affitti aumentano, normalmente, le rettifiche dovrebbero essere apportate quando si esaminano gli FFO per riflettere i ricavi contrattuali effettivi dalla locazione, ricevuti ovviamente durante il periodo di riferimento. Per affrontare questa lacuna, gli FFO sono stati adottati dalla National Association of Real Estate Investment Trust, il NAREIT, nel 1991. È stato poi formalmente accettato come termine finanziario segnalabile dalla SEC dal 2003 in poi. FFO sta per Funds From Operation, fondi dalle operazioni. Per cui cos'è questo fantomatico FFO? Beh, l'elaborazione dell'FFO è semplice. L'FFO viene calcolato partendo dall'utile ante imposte, l'utile del periodo, aggiungendo le sole imposte correnti e le variazioni relative agli ammortamenti materiali e immateriali, la variazione netta del valore di mercato degli immobili ed eventualmente le svalutazioni dell'immobile. Al momento della sua adozione, i multipli FFO, piuttosto che i multipli sugli utili, come si diceva prima, divennero rapidamente il metro di valutazione per le valutazioni di un REIT. Come descritto in precedenza, questo ha senso. Tuttavia ci sono ancora delle carenze perché alcune voci non cash o rare, che magari sono rare a verificarsi, devono essere rimosse dall'equazione dei guadagni per arrivare alla conclusione corretta. A tale riguardo, l'FFO è un po' come un proxy per il flusso di cassa ricorrente che può essere utilizzato per sostenere i pagamenti dei dividendi. FFO uguale all'utile netto più il deprezzamento più l'ammortamento meno le plusvalenze sulle vendite degli immobili. Qui interviene l'AFFO. Riconoscendo questo dell'FFO, molti analisti e alcune società hanno iniziato a segnalare fondi rettificati delle operazioni, appunto AFFO, dall'inglese Adjusted Funds From Operation. La più grande modifica apportata agli FFO è la sottrazione delle spese di conto capitale ricorrenti, che sono anche note come CAPEX. Fondamentalmente questo è un riconoscimento del fatto che non tutti gli ammortamenti sono non cash.
Se sei un proprietario, in genere puoi aspettarti di essere chiamato in causa a migliorare il tuo immobile ogni volta che magari ti entra un nuovo inquilino, e questo è il caso più comune. Tali miglioramenti per il nuovo inquilino saranno generalmente sufficienti per la durata del periodo di lease, ma l'ingresso di un nuovo occupante, e per cui per il rinnovo di un lease, richiederà ovviamente e probabilmente anche un'ulteriore indennità per il miglioramento dell'immobile. Quindi la domanda è questa: quanto devono sborsare ogni anno le società immobiliari per mantenere la qualità del loro portafoglio e i livelli di occupazione degli immobili? Bene, gli FFO cercano di fattorizzare questo. Il valore reale del settore immobiliare in una delle parti più mal concepite del gap, il reddito da locazione è spesso richiesto per essere allineato durante la durata di un contratto di locazione. Facciamo un esempio: diciamo che hai aumenti annuali degli affitti del 2%. Ogni anno all'anno per un periodo di per esempio un 5 anni di contratto. Entro il quinto anno gli affitti saranno circa l'8,25% in più rispetto al primo anno. Quindi sotto il gap gli affitti vanno a pareggio, ciò significa che hai affitti di poco di più del 4% di quello che effettivamente hai raccolto nel primo anno di affitto. Ingresso compensativo in questo reddito fantasma è un credito di affitto maturato che poi crescerà nel corso della prima metà del leasing, per poi iniziare a diminuire nel secondo semestre. Molte società prenotano il credito senza alcuna indennità per conti dubbi e naturalmente non c'è affitto scontato che rifletta il fatto che un dollaro o un euro di affitto nel quinto anno varrà meno di un dollaro o un euro nel primo anno. Un risultato evidente dagli affitti è la straight line, affitti straight line, che è la crescita degli FFO per azione, che in questo caso sarà inferiore ai flussi di cassa. L'omissione di non detrarre questa chiara inflazione non cash dalle entrate potrebbe essere stata perché l'adozione gap degli affitti a straight line o linea retta si è verificata dopo che l'FFO è stato precedentemente riconosciuto come un modo di valutazione. Poiché l'AFFO, la FFO, è progettato per essere un proxy più vicino ai flussi di cassa normalizzati effettivi per azione, un calcolo comune di FFO potrebbe apparire come, per esempio, è AFFO uguale FFO meno le spese in conto capitale ricorrenti, i CAPEX, meno gli affitti straight line, più la compensazione basata su azioni, più i beni immateriali leasing, più un costo di finanziamento differito. Il termine beni immateriali del leasing è iniziato ad apparire intorno al 2004 e dovrebbe riflettere il costo che il proprietario ha nel cercare nuovi inquilini. In seguito, tali considerazioni erano semplicemente all'altezza di una parte del processo di valutazione. Pertanto l'aggiunto di questo numero non cash all'AFFO ha generalmente senso perché tali costi non si riflettono mai in alcuna valutazione. I costi di finanziamento differiti sono anche fattori non cash perché le commissioni associate al finanziamento bancario o magari a quello obbligazionario siano pagate in anticipo e quindi sono soggette a spese non in contanti in un secondo momento. Ma in realtà si tratta solo di tempismo. C'è una chiara componente di cassa che si rappresenta qui man mano che obbligazioni e soldi e banconote maturano e vengono sostituite. Anche la compensazione basata sul patrimonio netto è non cash, ma i dividendi assegnati a tale capitale di nuova emissione sono non lo sono. Per cui, oltre all'adeguamento nella formula degli FFO, alcune società possono includere periodicamente altre voci se ritengono che aiuterà gli azionisti a raggiungere un numero normalizzato più onesto e reale dei flussi di cassa ricorrenti aziendali. Detto questo, comunque devi sapere che l'FFO non è regolamentato dalla SEC, pertanto non è sempre riportato in modo coerente. Inoltre, non tutti gli analisti lo vedono allo stesso modo come indicatore, quindi alcuni fanno le proprie modifiche a questo, diciamo, indicatore. Detto questo, la divulgazione dei dati a FFO è molto utile per determinare la stima di alto livello di un'azienda del flusso di cassa normalizzato per azione. Quindi dovresti usare un FFO o una FFO per analizzare un REIT con criterio. Secondo me, senza dubbio, la FFO. Gli affitti straight lines possono essere materiale che poi andrà a gonfiare o pomperà il loro FFO. L'altra parte tendono ad avere requisiti di CAPEX modesti, sempre che li abbiano, il che è un grosso problema. Ciò è dovuto anche alla mancanza di trasparenza comparativa a cui molti rapporti degli analisti ricorrono quando si tratta di confronti fra i vari FFO. Tuttavia, confronti come questo tenderanno a rendere lo spazio netto di locazione relativamente più economico per altri che non hanno, per esempio, la divulgazione dell'AFFO, e questo è un fattore da tenere in considerazione. Ma esistono anche altri indicatori, per esempio c'è il FAD.
In un libro di Ralph Brock, Investing REIT, si scrive come alcuni REIT e investitori che utilizzano fondi disponibili per la distribuzione, in inglese funds available from distribution, e questi vengono definiti FAD. Spesso lo distinguono dall'AFFO per tenere conto delle spese in conto capitale non ricorrenti. Ora, AFFO detrae l'ammortamento delle spese in conto capitale relative agli immobili da FFO, ma i fondi disponibili dalla distribuzione, questi FAD, o dal contante disponibile per la distribuzione, quelli detti CAD, sono spesi derivati deducendo il CAPEX non ricorrente. Alcuni REITs o investitori che calcolano e usano il FAD o il CAD possono anche detrarre rimborsi da capitale su prestiti ipotecari. Sfortunatamente, come aggiunge Block nel libro, non esiste uno standard che è ampiamente accettato per apportare queste regolazioni durante il calcolo del CAD o del FAD. E perciò si tratta di indicatori che possono dare problemi nella valutazione di un REIT. Poi non dimentichiamo il NAV. Molti investitori istituzionali e analisti si riferiscono al valore patrimoniale netto, NAV, appunto dall'inglese net asset value, come misura della valutazione di un REIT. Sebbene questo approccio sia importante in un REIT, non è un metodo che utilizzo personalmente per determinare il valore di un REIT, perché è più un approccio di liquidazione. La maggior parte degli investitori di dividendi, come me per esempio, preferisce invece analizzare i flussi di cassa come misura del valore. Tuttavia il NAV è rilevante e la metodologia è semplice. L'investitore o l'analista che determina un tasso di capitalizzazione, un limite per ogni gruppo proprietà, lo applica e quindi ha una stima di previsione di 12 mesi dei proventi operativi netti, NOI, Net Operative Income. Ciò si aggiunge al quadro finanziario, per esempio il valore stimato dei terreni, gli sviluppi del processo, il patrimonio netto di joint venture che sono già consolidate, il valore approssimativo dei flussi di reddito da commissioni delle attività di reddito non locatario di altri investimenti, poi il debito o altri obblighi vengono sottratti ed effettuati adeguamenti per il finanziamento sovvenzionato da eventuali enti pubblici. E infine viene detratto l'importo in dollari e in euro dalle azioni privilegiate in circolazione. Il NAV per azione tiene conto anche delle opzioni, tra virgolette, in denaro, delle unità di partnership operative o di titoli convertibili. Comunque, tieni presente che questo approccio è soggettivo. L'investitore o l'analista può assegnare qualsiasi tasso limite al net operative income. E poiché i REIT sono raramente liquidati, gli investitori dovrebbero sempre essere riluttanti a pagare più del 100% del NAV, a meno che non siano coinvolti, per esempio, dei catalizzatori molto forti per la creazione di valore, ad esempio, non so, un basso costo del capitale, una robusta FFO e crescita di dividendi, magari. Ovviamente ti ricordo che se questo video è stato di tuo gradimento, puoi lasciare un pollice in su e puoi fare capire a me, all'algoritmo YouTube, che ti piaccio, anzi che ti piacciono i miei video. E comunque, se sei nuovo iscritti al canale, clicca la campanella delle notifiche, così non ti perdi nessun video successivo. Ovviamente questo è un po', diciamo, la parte più noiosa dei REIT, ma credo che sia opportuno anche andare a espletarla, farla conoscere un po' a tutti. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! I am Ironman.